Miei cari, buongiorno e un buon risveglio. Per la grazia di Dio siamo giunti anche alla fine di questa settimana. Oggi sabato 11 dicembre e anche stamattina vedremo un motivo che spinse il nostro amato Signore e Salvatore Gesù Cristo a soffrire e a morire sulla croce per il mondo intero, per guarirci dai mali morali e fisici. Andiamo a leggere dal libro di Isaia, al capitolo 53, versetto 5. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Un passo straordinario. Cristo soffrì e morì affinché un giorno la malattia fosse completamente distrutta. Malattia e morte non facevano parte del disegno originale di Dio per il mondo, ma vennero con il peccato, come parte del giudizio di Dio sulla creazione. La Bibbia dice in Romani 8:20, la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta nella speranza. Dio sottopose il mondo alla vanità del male fisico per mostrare l'orrore del male morale. E tale vanità includeva proprio la morte. È scritto in Romani 5:12, per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte. Questo includeva tutto il dolore che ci porta a gemere nelle malattie e i cristiani non ne sono esclusi. Non solo la creazione, ma anche noi, è scritto in Romani 8:23, che abbiamo le primizie dello Spirito, cioè tutti quelli che credono in Cristo, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Ma in ogni caso tutta la sofferenza della malattia è temporanea. Noi aspettiamo con ansia il tempo in cui il dolore fisico non ci sarà più. L'assoggettamento della creazione alla vanità non sarebbe stato permanente. Fin dai primissimi istanti di questo giudizio, la Bibbia ci fa capire che Dio aveva come fine la speranza e che il suo scopo finale era che anche la creazione stessa fosse liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio, come scritto in Romani 8:21. Quando venne nel mondo, il Signore Gesù era in missione per compiere proprio questa redenzione globale. E durante la sua vita terrena, egli lasciò dei segni dei suoi scopi, guarendo molte persone. In alcune occasioni la folla si radunò ed egli guarì tutti i malati. E questa era una primizia di quello che accadrà alla fine della storia, quando egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate, è scritto in Apocalisse 21:4. Il modo in cui Cristo sconfisse la morte e la malattia fu prendendole su di sé e portandosele nella tomba. Il giudizio di Dio sul peccato che causò la malattia fu sopportato da Gesù quando soffrì e morì. E il profeta Isaia spiegò la morte con queste meravigliose parole che abbiamo letto all'inizio. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Le orribili frustate sulla schiena di Gesù Cristo riscattarono il mondo dalla malattia. Un giorno tutta la malattia sarà bandita dalla creazione redenta da Dio. Ci sarà una nuova terra. Avremo dei corpi nuovi. La morte sarà sommersa dalla vita eterna. Il lupo e l'agnello pascoleranno assieme. Il leone mangerà il foraggio come il bue. E tutti coloro che amano Cristo canteranno canti di ringraziamento all'agnello che fu immolato per redimerci dal peccato, dalla morte e dalle malattie. Che il Signore ti benedica. Amen.